Un disegno di Filippo Perissinotti descrive in proiezione assonometrica l'intero complesso conventuale di San Francesco dei Minori Conventuali, eretto presso Porta San Gottardo nel 1281, così come questo appariva dopo l'acquisizione da parte del Capitolo di Concordia nel 1770. La demolizione del complesso monumentale ebbe inizio nel 1830 e i suoi materiali furono riutilizzati a favore della rifabbrica di Sant'Andrea. Prima di questa data, nel 1820, l'incredulità di Tommaso di Cima da Conegliano aveva già lasciato temporaneamente Portogruaro alla volta di Venezia per essere sottoposta a restauro presso l'Accademia di Belle Arti. Al suo rientro nel 1830, il dipinto, dopo una breve sosta presso l'ospedale, trovò la sua collocazione nel primo altare di destra del nuovo Duomo appena consacrato. Tuttavia, le condizioni conservative non lasciarono tregua alla tavola e i continui problemi di adesione della pellicola pittorica al supporto imposero nel 1845 e nel 1852 nuovi interventi d'urgenza. È in questo problematico contesto che si inserisce la prima proposta di acquisto dell'opera, presentata nel 1863 da Charles Eastlake, direttore della National Gallery di Londra. La trattativa non andò a buon fine a causa della mancata risoluzione del contenzioso sorto sulla proprietà dell'opera tra il comune e la direzione dei civici ospedali, eredi della confraternita di San Tommaso dei Battuti. Nell'ottobre del 1869 i contatti si riaprirono. William Boxall, successore di Eastlake, formulò una nuova offerta risultata particolarmente vantaggiosa per le autorità portogruaresi, che consentirono alla vendita della tavola per 1.800 sterline, 45.000 lire. Nell'aprile del 1870 la tavola fu imballata e partì via acqua alla volta di Venezia, per proseguire poi per Londra. Ultima testimonianza portogruarese dell'incredulità di Tommaso è la fotografia realizzata nel 1869 da Carlo Naia, per conservarne la memoria e accertarne l'identità. Da questa fotografia, il pittore Eugenio Bonò trasse la copia che ancora si trova nel Duomo di Sant'Andrea. Dal sito della National Gallery. Il quadro fu commissionato nel 1497 dalla scuola di San Tommaso dei Battuti per il loro altare nella chiesa di San Francesco a Portogruaro, a nord di Venezia. La scuola era una confraternita penitenziale di beneficenza che amministrava 4 ospedali di Portogruaro. La pala d'altare fu completata nel 1504, ma fu probabilmente iniziata diversi anni prima. Cima ha ricevuto il saldo del pagamento solo nel 1509.